stato chiesto di parlare di un libro e avevo già parlato di un libro di saggistica. Oggi mi dedico alla narrativa e voglio parlare di quello che per me è uno dei più bei romanzi del XX secolo, Il Mago di John Fowles. Di questo mago io posseggo la prima e la seconda edizione italiana, le uniche due. Me lo sono letto anche in inglese, mi sono pure ritirato un audiolibro di 26 ore dove viene splendidamente riletto nell'edizione originale. Perché mi ha affascinato questo libro? È un volume importante di 680 pagine. E narra di un intellettuale, di un giovane inglese, Nicholas Hulse, è un professore di letteratura, che un po' dopo aver vissuto alcune vicende giovanili nel suo paese natale, decide di andare via dall'Inghilterra e gli viene offerto un posto di insegnante in un'isola dell'Egeo. E lui si reca pensando di cambiare completamente vita, è intenzionato a farlo. Lì invece si scontra con una realtà di solitudine, una realtà diciamo che contraddice le sue aspettative, anche poetiche. Lui pensa di essere un poeta, a un certo punto si rende conto invece di non esserlo. Giunge sull'orlo del suicidio quando ecco all'interno dell'isola scopre una villa, una misteriosa villa non si sa da chi abitata, e vede che nei pressi della villa ci sono dei segni di una presenza a cui lui ancora non riesce a dare identità. Fintanto che continua ad andare in questa villa, fintanto che vede che c'è un signore, un anziano signore che si presenta cortesissimo, gentile, lo introduce nella villa e inizia a invitarlo una settimana dopo l'altra a trascorrere fine settimana lì. Questo signore, appunto il mago, Maurice Concis, pian piano introduce Nicholas in una sorta di universo parallelo, proponendogli attraverso delle ricostruzioni fantastiche, delle masque, così come le chiama lui, degli eventi, degli episodi drammatici della Prima Guerra Mondiale alla quale lui ha partecipato e della sua stessa vita precedente, della sua stessa esistenza. E Nicholas pian piano viene catturato da queste ricostruzioni. Anche perché nel frattempo fa la comparsa una ragazza della quale lui si innamora. Lui aveva avuto una storia importante in Inghilterra con Alison, una brava ragazza, anche se un po' trasgressiva, che poi aveva lasciato perché era fondamentalmente egoista. Bene, Nicholas pian piano si innamora della ragazza. E entra in questo vortice di ricostruzioni fantastiche. Il libro è una sorta di metafora dei misteri eleusini, dove una sorta di iniziazione dove pian piano si percorre un cammino che porta alla scoperta di verità. E lo si fa attraverso appunto delle drammatizzazioni. Dei misteri si diceva che non si va lì per imparare, ma per provare sensazioni. È proprio quello che avviene a Nicholas. Pian piano le ragazze si sdoppiano, lui scopre che non è una ma sono due gemelle e capisce di essere lui al centro di una sorta di complotto benefico che tende a far emergere in lui la parte essenziale, quella più elementare, quella dell'uomo che dovrebbe essere invece che dell'uomo che lui vorrebbe essere. E questo riporta Nicholas a una maggiore considerazione
di quella che è stata la sua esistenza precedente, a rivalutare il suo rapporto con la ragazza Alison che lui aveva abbandonato, che gli fanno credere essere morta ma che poi ricompare. Insomma, questo mago riesce a sconvolgere l'esistenza di Nicholas riportandola a una dimensione più autentica. Ma questo viene descritto attraverso una scrittura scintillante, smagliante, con degli episodi narrati magistralmente che veramente ci fanno calare nel XX secolo, in quello che è stato l'animo del XX secolo, nei suoi orrori e nei suoi splendori. E insieme una descrizione straordinaria della bellezza della Grecia e della cupezza del clima inglese che non facilita l'emergere di quello che sta dentro, quello che è alla radice dell'uomo. Vi auguro di poterlo trovare perché non è neanche facile da trovare più.